La situazione è brutta. Questi signori hanno preparato e approvato un piano industriale lacrime e sangue per cittadini e lavoratori. 760 esuberi, 260 licenziamenti nel silenzio totale della politica. Scelta del full service, e quindi interi settori dell'azienda che verranno ceduti ai privati a un costo maggiore e una qualità inferiore, taglio del servizio per i cittadini e soprattutto ancora una volta ci hanno dimostrato che le promesse in campagna elettorale sono l'esatto contrario di quello che poi fanno questi signori quando giungono alla stanza di bottone. Ma infatti quello che percepisce il cittadino, diciamo l'utente, è che i passaggi sono sempre più rari, ne saltano e a volte la sera capita di aspettare un'ora perché salta un bus e ce n'è solo uno. E questi signori, invece di intervenire su sprechi e privilegi, su 3 milioni di euro di consulenze e spese legali fatte ogni anno non si capisce perché, decidono di tagliare i diritti dei lavoratori, di tagliare i posti di lavoro, di ridurre le corse, di fare dumping sociali cedendo al privato intere linee, quelle periferiche, quelle che subiranno quindi maggiori disagi. E ancora una volta, come dire, dallo slogan del prendete l'autobus, prendete i mezzi pubblici, si passa alla triste realtà dove un sistema di malgestione viene mantenuto a discapito di lavoratori e di cittadini. Thank you.